Questo è il corpo di un uomo super muscoloso. Ti dico solo una cosa, prepara l'unboxing del tronco. No! No! È già arrivato! Sì, è già arrivato! Questa cosa è assurda, voi non potete capire. No, ma pesa un fracasso! Lo so. Ma stai calmo! Pesa un botto! Metti il braccio in avanti. Questa, ragazzi, è una tuta da bodybuilder finta. Questo è il corpo di un uomo super muscoloso. Cioè, questa tuta l'abbiamo pagata tipo 700 euro, ma è super realistica. Sì, ma cioè, ti fa trasformare in un bodybuilder subito. No, devi provarla assolutamente. Vai, la provo. Ma chi è che compra sta roba? Cioè, nel senso, noi l'abbiamo preso perché siamo idioti e vogliamo fare il video. Ma uno che non fa video, cosa se ne fa di sta roba? Cioè, io, ragazzi, non ho mai visto Davide con i muscoli. Cioè, proprio non me lo immagino. No! Vecchio, quanto sei grosso! Cioè, ti giuro, sembra che hai fatto una trasformazione da Super Saiyan. E tu non senti nulla? Sì che sento, col chi ti ha mai detto che non sento niente? Cioè, guarda che potente che sei in confronto a me. Cioè, mi tiri un destro e sono morto io. Ma cavolo, senti che massiccio che sei. Guarda qua il capezzolino. Basta! Oh, si paga per queste robe. Al tatto sembra pelle. Cioè, se ti trascino così. Oddio, senso. Pelle di uno che non si lava da mesi. Cioè, guarda. Ma cavolo! Ok, capite? Cioè, uno che non si lava da mesi. Sei super grosso, con la faccia magrissima e le gambine. Allora, ragazzi, qua c'è un problema. Praticamente la clip che avete visto è di 2 anni fa e quello che è successo è che sostanzialmente tra le 1000 cose che avevamo da fare abbiamo lasciato indietro questo video. Cioè, abbiamo speso 700 euro per la tuta. Cioè, siamo degli youtuber falliti. Degli idioti. Ma oggi rimediamo. Quindi a distanza di 2 anni riprendiamo a registrare questo video. Boia, non me lo ricordavo così pesante. Vogliamo fare uno scherzo a Nicola. Infatti gli abbiamo detto che in questo momento noi siamo a giocare a padel, mentre nella realtà siamo qua a metterci la tuta da bodybuilders. Quindi quando arriverà a casa nostra si beccherà David grosso come una casa. Abbiamo preparato tutto per lo scherzo, abbiamo messo una GoPro là sopra, una GoPro in soggiorno, e inoltre c'è anche questa videocamera qua che sembra parte del set, quindi non dà nell'occhio. Quindi adesso aspettiamo che arrivi Nicola. Ciao Nicola. Come sei elegante. Qua sto facendo delle prove col visore, mi servirebbe una tua opinion. No, però non lo vedo qua, cioè non me lo vedo in mano. Prova a toglierti il visore. Wow! Wow! Che c***o! Vecchio! Ma che padre l'avete fatto? Ma che capizzoloni! Toccami! Tu non hai idea di quanto ci voglia mettersi sta cosa qua e quanto io stia soffrendo in questo momento. È come avere uno zaino da 50 kg addosso. Ok, help me out. Cosa stai facendo? Oh, oh, piano, amico. Ce la fai? Oddio, oddio. Mamma mia, un'operazione chirurgica togliere sta roba. Guardagli il collo. Pacca boh, vecchio, guarda che danni che gli ha fatto. Sentiamo quanto pesa. Oh, ma sarà 15 kg! Porca miseria! Ha impressione! Ma che schifo, vai via! Senti che rumore! È un polipo! In realtà Nicola non è neanche la prima persona a cui abbiamo fatto lo scherzo, perché un po' di tempo fa siamo andati con Nick Radogna a Mirabilandia e quando siamo tornati in hotel la sera, Davide è andato in bagno per farsi la doccia, ma in realtà quello che ha fatto è stato mettersi la tuta muscolare e questa è stata la reazione di Nick. Cos'hai? Forse ho bevuto troppo. È super realistico. Si vedono i dettagli, soprattutto le vene, tipo. Oh, ma sono 20 kg. Adesso però con questa tuta c'è solo un posto in cui possiamo andare. Ora inizia l'allenamento. Vecchio, questo è il tuo ambiente. Questo è il mio habitat. Get low, get low, get low. Lo senti il pump? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette,
prova palestra direi egregiamente superata, cioè perfetto. Adesso però vorrei vedere se riesco a nuotare tramite questa tuta, cioè se galleggia o affonda, perché effettivamente pesa tantissimo. Dai! Vuoi entrare o no? È un po' fredda. Cioè, secondo te questo è il modo in cui entrerebbe in piscina un vero macho? Un vero maschio alfa, signori e signore, ammiratelo! In che senso? Non lo so, mi sento grosso in acqua. Oddio! E che io galleggia sta roba? Come galleggia? È talmente sigillato che io praticamente sono dentro una bolla d'aria. È per quello che galleggia, secondo me. Ah, però è scomodissimo nuotare! Ah, i movimenti sono bloccati! Vediamo se riesco a salire. Cavolo, fa impressione però con l'acqua così, con il sole, sembra strarealistico. Beh, comunque, siccome abbiamo questa tuta, adesso la sfrutteremo per fare lo shooting dell'incredibile merchandising estivo dei DF. Come potete vedere, ragazzi, abbiamo fatto una maglietta estiva, angura, perché life hack estivi, ragazzi, abbiamo fatto un botto di life hack con le angurie. Poi abbiamo messo i cappellini, guarda qua, ce n'è un altro. La versione bianca del cappellino nero, guardate qua, incredibile. Cioè, questo batte il sole, avete il sole negli occhi, vi mettete questo, non c'è più. Pazzesco, tecnologia. E poi ragazzi, siccome ce l'avete chiesto in tantissimi, il ritorno delle ciabatte dei DF, però versione estiva, vedete ragazzi, cioè sono bianche perché così quando magari vi togliete le ciabatte e andate a fare il bagno, il sole batte, ok, ma essendo bianco non si scalda. Tecnologia, il sole, il merchandising batte il sole. I cappellini e le magliette saranno disponibili per tutta l'estate, mentre le ciabatte saranno in preordine per solo una settimana a partire dal giorno in cui esce questo video. Quindi la data finale per prenderle sarà questa qui, è scritta da qualche parte. Se volete prenderle dovete correre. Bene ragazzi, abbiamo finito lo shooting. Mi raccomando, se volete vedere le foto che abbiamo fatto e il nuovo merchandising, vi lasciamo sotto in descrizione dfbros.com. Detto questo, secondo me c'è ancora una cosa che dobbiamo vedere. Proviamo a testare se effettivamente galleggia questo coso. Sì, vedi che galleggia. Io pensavo affondasse. Sì, ma un botto. No, ma sta affondando piano piano, o sbaglio? Ma è affondato. Vallo a recuperare. Ti salvo io, Johnny. Johnny. Il bagnino migliore del mondo. Adesso l'obiettivo è riuscire a fregare la Deborah, quindi mi fingerò un turista tedesco che è venuto qui a fare il bagno e vediamo se mi riconoscerà con questo camuffamento. La Deborah sta tornando adesso dalla palestra e la convincerò ad andare in piscina con un escamotage di qualche tipo. Hello, welcome back. Sei stanca? Un po'. Bene, adesso che sei stanchissima c'è da fare una sfida incredibile. Devo andare in piscina? No, ti giuro, è davvero? Una sfida. Sì, è una sfida dalla piscina. Ok. Vuoi mettere giù le robe prima? Allora facciamo la sfida, facciamo un primo tentativo della sfida con lei, poi con te, ok? Ok, ok. Altro spero che siano andati via i tedeschi. C'erano ancora i tedeschi? Sì. Niente, dobbiamo andare lì dalle scale, dalla doccia. Sei pronta? Dai. Per l'incredibile sfida. Allora. Ah no, sono usciti i tedeschi. Ma è Davide? Allo? Cos'è? No. Cos'è che non ci ha salutato? Ma chi è? Dai! Appena ti ha visto ho detto, ma è Davide. No! Cosa? Che roba è? Il mio corpo. Me ne sono andata per un'ora. Sai com'è? Al giorno d'oggi la tecnologia fa miracoli. Secondo te, Deborah, si riesce a ingannare Paolo? Secondo me sì. Direi che allora la nostra missione adesso è riuscire a fregare il signor Paolo. Stasera noi abbiamo chiamato nostro papà e gli abbiamo detto, guarda, noi per cena siamo via. E lui ha detto, ah ok, allora io andrò a mangiare ai chioschi sul lago. Di conseguenza questa è un'ottima occasione per annullare quello che avevamo da fare e andare a fargli un prank con la tuta muscolare. Quindi cosa facciamo? È una zanzara sta roba. È la zanzara più rumorosa della storia. Porco due, c'è un nido lì. C'è un nido di vespe lì dentro. Oh, c'è la vespa, vecchio. No, guarda, 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 guarda. Guarda! Chiudi, chiudi! È entrata! Vuole vendicarsi! Siamo dei fifoni pazzeschi. Torniamo a parlare del prank. È già arrivato, è arrivato. Cioè, è arrivato un'ora prima rispetto al solito. Fate finta di registrare qualcosa. La vespa, la vespa, la vespa. Guardalo, guardalo, sta costruendo in questo momento, sta costruendo il nido. Prima c'era un nido, l'abbiamo tolto, adesso è ancora lì che lo sta ricostruendo. C'ha ragione. Ma che senso? Sei serio? Anche gli animali hanno le loro esigenze. Bene, allora basta, se il padrone di casa decide così. Ma paga l'affitto quel... Infatti qua...
Ciao, mi sono drogato con te. Ma si può, che è arrivato un'ora prima del solito. Eravamo qua a pensare, ok, adesso abbiamo un'ora per organizzare lo scherzo. Invece è arrivato tre ore prima. E fuori, è uscito. Ah, mi sa che sta andando al lago. Sta andando a prendere la bici per andare al lago. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccola la bici, là tra gli alberi. È appena uscito dal cancello e sta andando al lago. Secondo me quello che dobbiamo fare è pedinarlo, capire dove va a mangiare. E tu con la tuta da muscoloso ti siedi a fianco. Ragazzi, mi sono camuffato, adesso vado a cercare il papà. Buona fortuna, Fred. Incredibilmente, dopo un po' che andavo in bici, sono riuscito a trovare il papà che era lì sulla spiaggia e mi sono nascosto dietro gli alberi. Solo che dopo mezz'ora che continuavo a tenerlo d'occhio, praticamente è tornato a casa a cenare. Cioè non è andato a mangiare fuori perché poi abbiamo scoperto che si era dimenticato il portafoglio a casa. Però meglio così, ragazzi, perché in questi giorni abbiamo avuto tempo di organizzare il piano geniale. Questa sera convincerò il papà a cenare con me in uno dei chioschi in riva al lago. Il posto perfetto per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. Ma il papà non saprà che i proprietari sono in realtà dei nostri complici e che seduto al tavolo di fianco a lui troverà il cliente più molesto della storia. Quello che proprio non vorresti augurare a nessuno. Il David Bodybuilder. In incognito, ovviamente. Grazie all'aiuto di alcuni nostri amici tappezzeremo l'intero locale di videocamere nascoste. Utilizzeremo persino i miei occhiali spia con una microcamera integrata. Ma adesso è giunto il momento di far partire il piano. Ok, il papà ha parcheggiato, quindi adesso prendiamo le bici e andiamo ai chioschi. Ci fermiamo qua. Tutto bene. Poi da un sacco che non vengo qua al lago. Prenderò un toast. Ragazzi, sono spalla a spalla. Sono a 20 centimetri l'uno dall'altro. Prendo un toast, mi sa. Eccolo, ha tossito straforte. Vecchio. Oh mio Dio. Lo sa, l'ha guardato, l'ha squadrato. Che sta spostando la sedia in modo molestissimo. No, in questo telefono ha tre videocamere perché ce n'è una grandangolare, una... cioè il grandangolo è la ripresa quella lì che... Ma tu invece da quant'è che non vai in palestra? È da quando ho terminato il... l'abbonamento. Scappavamento. Paolo è super in allerta. Fred impassibile, cioè Fred sta recitando la sua parte in modo egregio. Davide adesso usa la tecnica del masticatore molesto. Ok, ora mi è chiaro. Ok, si sta alzando. Oddio, si è girato. Paolo si è girato, l'ha squadrato. Ha guardato la schiena. Ha attirato l'attenzione di Paolo. L'ha guardato. Ok, adesso è arrivato il momento di portare il cibo al papà e sarò io il cameriere. Il punto è che Fred ha ordinato un toast e gli arriverà un toast. Il papà invece ha ordinato, non lo so, qualcosa di suo, ma gli arriverà il cetriolone gigante schifoso messicano. Vediamo se si accorge che sono io. Mi auguro di sì, insomma, a sto punto. Toast. Ah, per me, grazie. Ok, adesso arriva subito. Cavolo, che bello! Evito le questo è il culmine, sta arrivando. Gli ha sbattuto il braccio in faccia. Oddio! Dai! Cosa c'è? Dai, è quello lì, è David quello lì. Guarda, eccolo lì. Non ti va bene questo? Non so, ci stiamo lamentando qua. Infatti ho visto come una corporatura di quello, ho detto. Sono stato zitto perché ho detto, mi sembra un po' grossino il ragazzo. Eh? Cosa ne pensi di questo? Osa lamentarti del tuo cibo. Piacerebbe, eh? Saluta la videocamera numero uno dietro di te. Videocamera numero uno. Saluta la videocamera numero due. Là in fondo, videocamera numero due. Ciao! E soprattutto la videocamera numero tre. Eccola lì! No! Questo è altro per The Prankster. Senti questo bicipite. Ah!
impazzita. Ma sei pazzo? Perché è fatto di plastica, è antiproiettile. È troppo che non gli ho dato un mazzotto. In che momento ti sei cominciato a insospettire del tuo vicino di tavolo? Io ho notato che ti stavi un po'... ho detto, ma c'è qualcosa che non quadra qua. È scatarra, è rutta. Suggeriteci cosa volete che facciamo con questa tuta incredibile. Tipo farla provare al signor Paolo. Bene ragazzi, speriamo che il video di oggi vi sia piaciuto. Noi vi ricordiamo che su dfbros.com è disponibile il nuovo merch estivo. Le magliette e i cappellini sono disponibili per tutta l'estate, mentre le ciabatte saranno disponibili per il preordine solo fino a questa data qui. Quindi mi raccomando, se volete andare a vedere il merch e la foto incredibile che abbiamo fatto con la super tuta muscolosa, andate su dfbros.com. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!